Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo aggiornarvi con un video molto breve sulle semine che avevo fatto qui in casa a dicembre, quindi siamo ad aprile, sono passati circa 4 mesi, 4 mesi e mezzo. Se vi ricordate, avevo seminato un albero di castagno e il limone. Ora, a distanza di qualche mese, volevo farvi vedere un po' l'andamento della crescita. Sarà un video molto breve, ve lo dico subito. Purtroppo piove da un paio di giorni, ho molte cose da fare fuori e non posso terminare i video che ho in elaborazione, quindi adesso ho deciso di fare solo questo aggiornamento perché è un video abbastanza veloce da fare in casa. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, se vi ricordate, vi metto poi in descrizione i video. Avevo fatto la semina delle castagne. Piccola premessa, qualcuno mi ha detto sì, però così i limoni li mangiamo fra 20 anni. Sì, non sono 20, sono 6-7 anni se crescono. È un esperimento, una prova, è un divertimento che abbiamo fatto. È ovvio che se qualcuno poi vuol mangiare i limoni partendolo dal seme, o si arma di tantissima pazienza, o comunque non fa per lui perché conviene andare a comprare le piante, è già fatta. Prendiamolo come divertimento, ecco, come passatempo. Allora, partiamo dalle castagne. Se vi ricordate, avevo seminato in più vasi sia uno che due castagne insieme. Ora, un alberello di castagno di quelli che avevo seminato l'ho regalato, era molto bello, so che questa persona lo mantiene molto bene, quindi l'ho regalato. Uno è morto, adesso vediamo cosa è rimasto degli altri. Le foglie hanno cominciato a soffrire quando erano in casa. Se vi ricordate, avevo scritto più volte, avevo detto che avevo una stanza a 19 gradi fissi dove facevo le semine per la primavera, lo usavo un po' come semenzaio. Avevo notato che le piante di castagno avevano iniziato a soffrire, le foglie a seccarsi e a cadere, quindi a un certo punto le ho messe fuori nel semenzaio freddo, quello che scaldavo con la candela. Se vi interessa, poi vi lascio il video in descrizione. Qualcuna si è ripresa, poi alla fine le ho messe fuori. Le foglie, qualcuna è rimasta rovinata, però si sono riprese, non sono più secche. Questo qui invece ha smesso di fare foglie, però c'è i germogli sopra in cima, quindi lo lascio. Questa è la più bella di tutte invece, guardate che belle foglie nuove che ha fatto. Le vecchie, le prime, stanno finendo il loro ciclo vitale, ma ci sono le nuove che sono veramente molto belle. Devo continuare a concimare con concimi organici a base di fosforo e potassio. Quindi userò lo stallatico pellettato e farò anche lo stallatico liquido per dargli un po' di boost. Anche questa sembrava che dovesse morire da un momento all'altro, invece si è ripresa, guardate che bella, non ha più foglie sul fusto ma le ha sopra, quindi le lascio vivere. Passiamo ora ai limoni. Le piantine sono rimaste davvero piccoline, evidentemente hanno bisogno davvero di molto tempo per crescere, però hanno messo la seconda fogliolina. E qualcuna come questa siamo già alla terza coppia, quindi qualcuno più avanti e qualcuno più indietro. Ora i più attenti avranno notato che qui c'è un intruso, c'è finito non so come un seme di zucchina e sta venendo fuori anche una bella piantina, quindi adesso aspetto che faccia la seconda coppia di foglie e poi la toglierò dal vasetto del limone. In effetti questo è un mistero, non so come c'è finito, le ho tenute ben lontane, ma va bene. Vi dicevo, per acidificare un attimino il terreno si possono usare dei fondi di caffè, po poca polvere perché i vasetti sono piccoli in questo caso, non abbiamo a disposizione grossi vasi. Altre cure io non ne ho fatte, ho solo fatto attenzione che non prendessero troppo freddo durante le gelate notturne che a marzo ancora qui abbiamo avuto. Di notte le mettevo nel semenzaio quello riscaldato con la candela e di giorno le tiravo fuori. Ora invece stanno fuori, siamo ad aprile, non ci sono più gelate, hanno preso la pioggia per 2 giorni, l'ho presa adesso da fuori, quindi sono all'aria aperta. Ecco, volevo soltanto aggiornarvi su questo. Ah, guardate che adesso mi è cascato l'occhio. La vedete? Come si è mimetizzata? Mica l'avevo vista prima. Abbiamo una cimice. Bene, adesso la faccio sparire perché sennò questa mi entra in casa e mi fa danni. Volevo solo aggiornarvi sull'andamento a distanza di 4 mesi dalla semina. Se il video vi può essere utile, lo ripeterò fra 4-5 mesi, magari dopo l'estate. Vediamo la crescita delle piantine, vediamo gli sviluppi e se ci sono state novità o meno. Così anche voi poi avete un'idea sui tempi di semina, qualora vogliate cimentarvi in questo tipo di
di semi, insomma, limone o castagno. Bene, allora è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. Prima di chiudere il video, volevo ringraziare tutti voi perché nelle scorse settimane abbiamo superato i 5.000 utenti. Non me lo aspettavo, siamo veramente tanti. Per come faccio io i video, perché come vi dicevo più volte, non è il mio mestiere, per me è un divertimento, quindi non ho grosse pretese. Però mi sta piacendo come interagite sul mio canale, c'è sempre una certa educazione ed è quello che voglio. Mi vanno benissimo le critiche, purché siano costruttive. Se c'è maleducazione, io cancello direttamente i commenti, a me non interessa avere gente del genere. Ma ne ho veramente pochi, ne ho visti pochissimi in questi anni, in questo anno e mezzo. Quindi sono veramente contento, vi ringrazio veramente per come state facendo crescere il canale. Detto questo, vi saluto nuovamente, ci vediamo giovedì prossimo. Se il video lo avete trovato interessante, mettete pure un pollice in su. Se non vi è piaciuto, mettete un pollice in giù, almeno lo capisco. E vi auguro una buona giornata.